giungiamo a Battambang, lasciandoci dietro Siem Reap e lo stupefacente parco archeologico di Angkor. Questo paesino sul lago Tonle Sap non ha delle vere attrazioni turistiche, così appena arrivati decidiamo di visitare il mercato locale. Scambiamo due chiacchiere con dei giovani ragazzi che in questo laboratorio creano bigiotteria. Ma noi siamo ansiosi di conoscere di più sul popolo cambogiano. Allora il nostro autista di tuk-tuk ci porta a Phnom Sampeao a vedere le grotte dell'Eccidio. Prima di arrivarci passiamo per questo monumento commemorativo che illustra come i Khmer Rossi uccidevano i contadini. Giunti alle grotte, la nostra giovanissima guida ci racconta che in quella di sinistra venivano gettati i bambini. Mentre nell'altra giace placidamente disteso un Buddha dorato e accanto una vetrata con esposte le ossa e gli scheletri di persone bastonate a morte da squadre di Khmer Rossi. Poco lontano troviamo un tempietto assediato da una famiglia di scimmie. Alla base della collina ci uniamo alla folla di turisti che ogni sera al crepuscolo si raduna qui per assistere a un suggestivo spettacolo naturale. Una densa nuvola di pipistrelli esce da una vasta grotta e nella successiva mezz'ora milioni di creature alate volteggiano sinuose in cerca di cibo verso il lago Tonle Sap. Questo circo di fama internazionale è legato a un'organizzazione no profit che si occupa di ragazzi disagiati e naturalmente non possiamo lasciarcelo sfuggire ed assistiamo ad uno dei loro spettacoli. Oggi sarà una giornata parecchio divertente e il nostro autista di tuk-tuk ci sta portando a destinazione. Siamo il passeggero non autorizzato. Pure la linguaccia, fai. Questo è il Bamboo Train o treno di bambù. In Khmer viene chiamato Norri e consiste in questa struttura di legno lunga 3 metri, coperta da stecche di bambù ultraleggero. È appoggiato su due carrelli a forma di bilancieri da palestra. Il carrello posteriore è collegato tramite cinghie di un ventilatore a un motore a benzina da 6 cavalli e può portare un carico da 10 a 15 persone oppure fino a 3 tonnellate di riso. Cosa fare invece se si incontra un altro convoglio su questa linea a binario unico? Semplice! Il treno con meno passeggeri viene rapidamente smontato e spostato accanto ai binari per far passare l'altro. Godiamo il resto di questo viaggio ferroviario fuori dal comune che prima di essere spostato su questa nuova linea viaggiava lungo binari storti e mal allineati risalenti al periodo coloniale francese. Tagliano una parte più corta e una parte più lunga. La parte più lunga viene usata per riempirla di riso, con la mistura di riso, noce di cocco, fagioli, zucchero e sale. Stiamo assaggiando lo sticky rice.
fatto agilmente. Ho preparato una mistura di riso, noce di cocco, fagioli neri, zucchero e sale. Questa mistura va lasciata fermentare per una mezz'oretta, poi viene cotto qua per 2 ore. Dopo lo spuntino gustosissimo, arriviamo alla pagoda di Sam Rong Nong. Questa pagoda, costruita nel 1707, era un luogo di meditazione. Nel 1976, sotto il regime dei Khmer Rossi, fu convertito in prigione. Sul retro furono trovate i resti di oltre 10.000 persone uccise dai Khmer Rossi. Tappa successiva, una piccola fabbrica dove viene lavorato il pesce fresco fino a farlo diventare la tipica pasta di pesce usata nei paesi orientali. Ma rimaniamo scioccati per le condizioni di lavoro. Allora, qui viene l'interiora, vengono bollite e ci fanno l'olio. Oh. And the fish, they just take the boat off. Okay. And then to meet with the rye fry, you know? Okay. Yeah, not with the salt. But that one, the fish pass more expensive than the one. This is called a fish pass. And the fish pass here, with the bone, with the skin, to meet with the salt, keep about 4 weeks. And then, yeah. Code di pesce vengono triturate in questo marchigegno e vengono usate come mangime per le anguille. La parte più pregiata viene lasciata essiccare al sole. Qui ci troviamo in una piccola impresa familiare che produce i tipici fogli di riso con cui si fanno gli involtini. Se volete provare a farli a casa, ecco come fare. I fogli di riso si trovano nei negozi etnici e anche in qualche supermercato. Basta inumidirli qualche secondo immergendoli in acqua fredda e farcirli a piacere. Di solito ci si mette qualche foglia di insalata, cetriolo, dei noodle, carne di pollo o gamberetti e dei germogli di soia. Si possono friggere o gustare freddi, intingendoli nella salsa di soia. In casa di questa famiglia invece, abili mani tagliano le banane a fette sottilissime, che poi vengono lasciate ad essiccare al sole. Allora, questa è banana con marmellata di mango. Questa è banana cotta. Questa è banana con fritta, credo, con lo zucchero. Mentre quella naturale se la sta mangiando Cristiano, è finita, la più buona. Domani ci sposteremo a Kompong Chnang sul fiume Tonle Sap. Ecco qualche anticipazione.